Chi non la conosceva di persona aveva imparato ad apprezzarne la forza e la determinazione che trasmetteva con i suoi sorrisi e i suoi post su Facebook. Emilia Lacerenza, la mamma guerriera di Barletta, non ce l'ha fatta, ha vinto lui. Aveva un tumore mammario rarissimo, ha provato tramite i social a raggiungere scienziati in giro per il mondo affinché l'aiutassero a guarire, ma il tumore ha fatto prima. Nei mesi scorsi aveva deciso di raccontare sui social la sua malattia, il web si è così mobilitato e la sua storia ha fatto il giro del mondo. Barletta non è stata con le mani in mano e decine sono state le iniziative organizzate da associazioni anche sportive per raccogliere fondi e sostenere i costi dei viaggi in cerca di cure. A fine gennaio è volata a Tel Aviv per sottoporsi in un ospedale ad una visita per una terapia innovativa. Poi è stata la volta dell'Istituto Scientifico Romagnolo di Meldola, dove c'era una nuova possibilità di cura arrivata dal Texas. Emilia, dal 2018, da quando soli 31 anni le era stato diagnosticato il cancro, non si è mai arresa. Ha combattuto strenuamente per i suoi bambini e per la sua famiglia. Aveva superato anche il coronavirus, risultando negativa ai tamponi che le erano stati fatti dopo aver scoperto che il sacerdote della sua parrocchia era stato contagiato. Alla mamma e al marito è stato concesso di starle accanto nelle ultime ore di vita trascorse in ospedale, adottando ogni misura precauzionale imposta dall'emergenza sanitaria.